Nuova Ford Puma Hybrid. Anticipo zero, 249 euro al mese. Con Ford Hybrid Bonus e incentivi statali. Ottava puntata di Studio 90 lunedì, buonasera da Andrea Franceschini, ancora una volta l'ultima speriamo per sostituire il padrone di casa Fabio Meattelli. Prima di presentare tutti i nostri ospiti, chiaramente il menù, il sommario di questa puntata in collaborazione con la Satiri Auto di Perugia, Gualdo Tadino e Città di Castello. Settimana cruciale per la ripartenza e poi la non ripartenza dell'eccellenza, come è stato alla fine decretato. Ne parleremo con i nostri ospiti, parleremo anche di calcio giocato in Serie D. Le Umbre hanno osservato il turno di riposo, c'è stato un recupero che andremo a vedere poi con le immagini, e poi nell'ultima parte parleremo di questo campionato di Serie C, Girone B, che sembrava ormai chiuso dopo la settimana nera, definiamola così, del Perugia. Si è riaperto con la vittoria sul Carpi, ma soprattutto con la sconfitta del Padova a Macerata contro il Matelica. Tanti dunque gli argomenti, andiamo subito a presentare gli ospiti, ma non sono ospiti, sono i padroni di casa. Fabio Meattelli intanto, ciao Fabio. Ciao Andrea, grazie ancora per la tua opera. In realtà siamo già arrivati alla nona puntata stagionale, che hai ragione. Mi sembra impossibile, il tempo è volato in maniera straordinaria, quindi saluto te, saluto anche l'ospite che abbiamo oggi molto importante, e un altro ne avremo importantissimo in collegamento tra poco. L'hai anticipato, ospite importante oggi qui accanto a me, Antonio Alessandria, tecnico del Cannara. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, buonasera. E poi in collegamento abbiamo un altro dei quasi sempre presenti, qualche leggera assenza, ritorna Giacomo Bevilacqua. Ciao Giacomo. Ciao Andrea, ciao. Ti vedo molto rilassato con... Sì, dal carcere del Luciardone di Palermo. Perfetto. Allora... In realtà lo vedi rilassato, Andrea, perché con tutte queste assenze ha avuto il tempo di rilassarsi, quindi è per questo che lo vedi rilassato. Ma sicuramente sarà... Sono molto rilassato, sì. Sicuramente sarà sempre ficcante nelle sue analisi. Tra poco avremo anche un altro ospite importante, come anticipato da Fabio Meattelli, perché avremo... Ah, ma guarda, te voglio subito dire una cosa. Prego. Voglio subito ringraziare a te per in qualche modo hai portato avanti la trasmissione, quindi questa è la dimostrazione che noi, quando prendiamo un impegno, io e Meattelli e tutto il resto, siamo persone serie e affidabili. Non posso, devo ringraziare Antonio Alessandri, che ha dimostrato grande professionalità, perché poi essere professionisti si fa presto a dirlo in televisione: io gioco col Trestina, io gioco col Cannara, sono professionista. No, tu giochi con la Wisp, e mi riferisco a Cenerini, che non ha dimostrato oggi la sua serietà. Caro Federico, ci hai preso per il culo 4 settimane, e questo è grave. Che un uomo della tua età si fa condizionare da che cosa? Da che cosa? Ti devi vergognare! Ma io non lo so se definire ficcante questo intervento di Giacomo, no. Sicuramente è qualcosa più che ficcante. Io mi limito a dire che le categorie non ci sono per caso, no? E se Antonio Alessandria proviene dal professionismo, lo dimostra anche quando è nei dilettanti, come è in questo momento. Chi invece proviene dai dilettanti lo dimostra sempre, e dovrebbe magari elevarsi un pochino, però ne prendiamo atto. Andiamo avanti, Andrea. Sì, andiamo avanti. Sì, stavo presentando l'ospite che dovrebbe essere tra poco in collegamento, che è un ospite prestigioso, il presidente del CONI Umbria, Domenico Ignozza. Lo vedo già.
dovrebbe essere già in linea. Dovrei, io ci sono, o almeno vi vedo e ho assistito. Ciao Presidente! Buon pomeriggio a tutti. Ciao, Presidente, grazie. Con tranquillità, Presidente, però sa, perché spieghiamo anche l'antefatto, questo ragazzo è la quarta buca tra virgolette che ci dà, e ci è mancata una, ci è sembrata decisamente una mancanza di rispetto, quindi per questo Giacomo si è lasciato andare in maniera così importante. L'argomento credo da sottoporre anche al presidente del CONI è questa mancata ripartenza dell'eccellenza, ne avevamo parlato anche la scorsa settimana, poi si è concretizzata in realtà con le ultime decisioni. Fabio. Sì, io innanzitutto faccio i complimenti al Cavalier Domenico Ignozza perché è stato rieletto alla guida per il prossimo quadriennio del CONI Umbria, direi un'elezione assolutamente meritata, una persona disponibile con tutti, che tanto ha fatto per lo sport umbro e che avrebbe fatto se ovviamente quest'anno lo sport fosse ripartito come tutti ci saremmo augurati, specialmente quello che è un po' lo sport trainante che è il calcio, perché Presidente la settimana scorsa è stata decretata la fine di qualsivoglia campionato per questa stagione. Come ha preso lei da reggente del CONI Umbria la notizia, immagino anche con amarezza? Ma tutto ciò che riguarda sport non giocato per me è un'amarezza, ma che ormai mi sta prendendo da un anno a questa parte. So che la Regione Umbria non è stata la sola regione in Italia a prendere una decisione del genere. So che sicuramente è stata una decisione ponderata al massimo. La settimana scorsa voglio ricordare a tutti che Perugia era ancora in una situazione molto più critica di quella che ho di oggi. Io credo che al di là dell'amarezza che può avere il presidente del CONI e qualsiasi altro presidente di federazione o delle singole società, al primo posto di tutto ancora una volta bisogna mettere l'atleta, la sua sicurezza, e credo che da questo nessuno può derogare. Sicuramente non ci sono parole per poter continuare a ripetere che questa pandemia ci sta colpendo, e ci sta colpendo in un modo anche eccessivo, dico io, però la situazione sicuramente non è bella. Tutti fidiamo in questo miracolo del vaccino, speriamo che quanto prima ci sia la possibilità di vaccinare anche gli sportivi, soprattutto perché così riusciamo a creare le possibilità affinché si possa ricominciare presto in sicurezza. Sì, tra l'altro un fatto molto importante, e poi dopo lascio la parola ovviamente anche agli altri, un fatto molto importante, finalmente è arrivato, Presidente, l'elezione del sottosegretario con delega allo sport, che è Valentina Vezzali, un atleta che viene dal CONI, che ha dato tante soddisfazioni allo sport italiano nella scherma, che dovrà indubbiamente perorare anche questo tipo di causa di fronte agli organi governativi e sanitari, ovvero trovare il modo anche di vaccinare gli atleti. La questione però che volevo sottoporle è un'altra. Gli atleti, il CONI, io credo che sia veramente benemerito in tutta questa faccenda, perché ricordiamo che è uno dei pochi organi che ha erogato un sostentamento agli sportivi per il periodo primario, quindi di pandemia primaria, la domanda che le faccio è se ha sentore che questo ristoro, chiamiamolo così, anche se non è un termine che ha portato fortuna, possa proseguire anche per questa metà anno 2021. Sicuramente per gli atleti, ma anche per tutte quelle figure che lavorano intorno allo sport
nel calcio, mi viene in mente i magazzinieri, gli addetti al campo, che non hanno avuto risorse. Guardi, in questo momento direi solo ed esclusivamente bugie. Abbiamo avuto un incontro che è terminato da poco con il presidente del CONI nazionale Malagò, e il problema non è né a conoscenza neanche del presidente. Il sottosegretario, la Valentina Vezzali, come hai detto, è finalmente la donna giusta al posto giusto, un atleta che praticamente lo sport lo ha vissuto sin dalla più giovane età, un atleta che ha raggiunto traguardi irraggiungibili per qualsiasi altro, un atleta che conosce benissimo il nostro mondo. A me, ho letto con piacere alcune sue affermazioni in cui ricordava quando da bambina il tetto del suo palazzetto dello sport a Jesi ci pioveva, e lei ha dichiarato che ricomincerà proprio da là. Comincerà ad avere quel rispetto e quell'attenzione per lo sport di base rappresentato dalle nostre società sportive, e quindi, anche se non ho notizie ufficiali in merito, sono convintissimo che quelli che chiamiamo ristori potrebbero continuare, e potrebbero continuare non solo per le categorie che l'hanno visti fino ad oggi, ma io mi auspico e mi auguro che si tengano presenti soprattutto le condizioni delle società, ed io vado un po' più in là dicendo anche delle famiglie. Bravo, benissimo. Andrea? Sì, no, io volevo chiedere al Presidente, abbiamo parlato di ristori economici, ma l'orizzonte, quello della fine della pandemia, vorrà dire anche una ripartenza dal punto di vista promozionale, cioè quello che si è perso in questo anno, anche un po' la cultura dell'aggregazione sportiva, soprattutto, come lei ha citato, nei giovani e nei ragazzi. Quindi credo che in questo il CONI abbia un ruolo fondamentale, non solo nel calcio, ma anche e soprattutto negli sport che hanno trovato probabilmente anche più difficoltà a ripartire. Penso al nuoto, penso alle palestre, penso a tutti quegli sport di contatto che sono stati completamente azzerati da questa pandemia. C'è una prospettiva promozionale per i prossimi anni che state pensando, che state ideando? La prospettiva è quella di intervenire direttamente a favore degli atleti. Vedete, quando questa pandemia è iniziata, in un primo momento, i primissimi giorni, io ebbi a dire, molti mi dissero che ero un po' matto, insomma, che noi ci saremmo trovati di fronte a un problema enorme rappresentato dai giovani che non avrebbero potuto fare sport, e poi nel frattempo non gli è stata tolta anche la scuola, e poi nel frattempo gli è stata tolta quella che è la socializzazione, una parte importante della vita di ogni giovane. Oggi mi sento di dire che dobbiamo essere pronti, e il CONI si sta attrezzando per questo. Quando prima con la scuola dello sport inizieremo una serie di attività anche rivolte al lato psicologico dei nostri atleti, dei tecnici, ci interesseremo presso le famiglie, perché vedete, il problema a cui dovremo far fronte è quello del fatto che i giovani e le famiglie ormai non hanno più questo grande amore dello sport. La socializzazione la stanno cercando in altre parti, e quello che dobbiamo evitare è proprio questo problema, quello che i giovani dovranno sentire di nuovo il bisogno di tornare nei campi sportivi, nelle palestre, dovranno sentire il bisogno di ritrovare i propri amici, dovranno sentire il bisogno, se mi permettete, di sentire ancora l'odore caratteristico degli spogliatoi. Ciò che ci sta mancando è ciò che noi non possiamo permettere a questa generazione. Ed allora tanti saranno
gli argomenti che metteremo in campo. Ripeto, uno di, per tutti sarà quello che inizieremo quando prima con le scuole dello sport, attività mirate, proprio a fare in modo che con esperti psicologi dello sport si vadano ad affrontare problemi che fino ad oggi sembrava anche un tabù affrontare. Tutto questo necessariamente deve andare di pari passo con gli aiuti subito, immediati alle società sportive e permettetemi, alle famiglie, perché noi stiamo dimenticando una parte importante dello sport, quello delle famiglie. Quando una famiglia non ha i mezzi che aveva, perché questo Covid, questa pandemia sta portando via tutto, compreso il lavoro a tanta gente, eccetera. Ecco, se noi perdiamo una fetta così importante di giovani atleti che oggi purtroppo vedono le loro famiglie vivere un momento di disagio, credo che abbiamo sbagliato parecchio la nostra politica. Mister Alessandria, tanti anni nei settori giovanili, a lavorare con i giovani, c'è un pericolo PlayStation divano piuttosto che il sacrificio magari di andare al campo quando è freddo, quando piove, dopo tutto questo tempo? Ma più che pericolo, io lo vedo già come una triste realtà, perché purtroppo non avendo più una valvola di sfogo come lo sport in generale, molti giovani, molti adolescenti si riversano, no, nel giocare. Adesso si può giocare online, si può giocare da casa, è quello che diceva il presidente. Si socializza in un modo alternativo, chiamiamolo la socializzazione Covid. Da casa si gioca alla PlayStation magari con un amico anche che abita in un paese vicino, però comunque che non è a stretto contatto, e questo è un po' triste, perché leva un po' quelli che sono i valori no, della sana crescita a livello giovanile, adolescenziale, che di solito attraverso lo sport e comunque attraverso tutte quelle che erano attività aggreganti formava le future generazioni. Purtroppo questo Covid, da questo punto di vista, a livello proprio dei giovani, penso che sia la categoria più penalizzata in questo momento. Giacomo. Ah, non abbiamo più il collegamento. Allora chiedo al Presidente se le Olimpiadi, speriamo che ci possano essere, possono anche riaccendere, no, una passione sportiva, magari con qualche vittoria di alto livello degli azzurri. Ma sicuramente sì, come ogni volta che c'è un'Olimpiade. Anzi, queste saranno Olimpiadi che poi saranno all'insegna della massima sicurezza. Ancora una volta lo sport potrà dimostrare, organizzando quelli che sono i giochi più importanti, quando attraverso le regole che dettano un po' la nostra vita si possa fare anche grandissimi eventi come quelli olimpici. I nostri atleti hanno avuto, io sono abituato ad essere positivo e quindi dico che i nostri atleti hanno avuto un anno in più per prepararsi a un appuntamento importantissimo. Sono motivati, per quelli che io possa conoscere, sono motivatissimi. I dirigenti delle federazioni a livello nazionale sono altrettanti fiduciosi. Io credo che le vittorie, ma la partecipazione, è vero che Luna Rossa ci sta abituando anche alle vittorie, ma avete visto l'interesse che si è ricreato intorno a uno sport che poi è uno sport d'élite, che solo poca gente segue? Beh, io conosco persone che si alzano alle 4 di notte per vedere le regate e la stampa che ne parla e i media che ne parlano, quindi sicuramente si riaccenderà quell'interesse intorno allo sport, ma io dico che si riaccenderà ancora di più proprio perché sentiamo la necessità di vivere lo sport in tutti i suoi aspetti. Benvenga l'Olimpiadi, benvengano le dirette, benvengano tante ore di trasmissioni, affinché i giovani possano rinnamorarsi di quella che è la loro disciplina sportiva, vedere allora ancora i loro campioni.
Io credo che sicuramente sarà un'esperienza molto più positiva degli altri, delle altre Olimpiadi. Fabio. Sì, Luca, io metterei in sovraimpressione il comunicato stampa con cui la FIGC, il Comitato Regionale Umbro, ha posto in rilevanza il fatto delle decisioni di non riprendere la stagione sportiva, e credo che il fatto che proprio in questo comunicato si parli a parte del campionato di eccellenza, quindi campionato che era stato passato come interesse nazionale, significa che anche il presidente Repa ci ha tentato probabilmente tutte le strade possibili per poter riprendere, ma di fronte al volere dei presidenti non c'è stato troppo da fare. Io, il presidente Gnozza, ho saputo, non so se è la verità, che per lei c'è anche un qualcosa di importante a livello nazionale per la sua persona. Beh, non in questo momento, come gli sportivi umbri sanno, io ho avuto il privilegio, il grande onore di essere il primo umbro a sedere nel Consiglio nazionale del CONI. Ho fatto un'esperienza, a mio giudizio, importante, perché essere membro del Consiglio nazionale per un intero quadriennio, e poi per il quadriennio che stiamo appena lasciando, perché non dimentichiamo che oltre al Covid questo quadriennio è stato segnato anche dalla legge di riforma dello sport, che io ho potuto vivere in prima persona. Ho condotto qualche battaglia per il territorio, non ne so ancora bene i risultati, e proprio perché non si sanno i risultati io credo che l'esperienza possa essere ancora un punto favorevole per portare avanti i discorsi iniziati e ancora non chiusi. Sappiamo bene che questa riforma dello sport non è stata completata, la stessa legge sul lavoro sportivo ed altro, pur approvata, andrà in vigore nel 2025, questo a significare di come anche la politica abbia capito che c'è bisogno ancora di rivedere tante cose, e quindi io sono a disposizione dello sport, ecco, mettiamolo in questo modo. Non sono a disposizione dello sport, ma soprattutto l'esperienza acquisita nell'ultimo quadriennio è a disposizione prima di tutto dello sport umbro, che ha voluto rieleggermi alla guida del quadriennio ancora per il prossimo, e poi perché no, se ci saranno le condizioni anche per quello nazionale. Fabio, dobbiamo fermarci, solo una battuta velocissima con il presidente. In Umbria quali sono le necessità per il CONI, primarie, infrastrutture, una rete di società? Qual è il punto su quale si spenderebbe da subito? Da subito, con immediatezza, quello per cui mi sono speso dal primo momento. Sensibilità verso il nostro mondo, sensibilità vera. Aiuti immediati alle società e alle famiglie affinché, quando questa pandemia sarà finita, ci troverà pronta a ricominciare. E poi uno sguardo alle infrastrutture è necessario. Se vogliamo essere la regione che si pone ancora a centro dell'attività sportiva nazionale e internazionale, dobbiamo dare uno sguardo anche a quelle che sono le infrastrutture. Ma prima di tutto c'è la sicurezza degli atleti, su quella io mi sono speso e mi spenderò ancora finché ne avrò la possibilità di farlo. Beh, Andrea, direi che possiamo salutare e ringraziare il Cavalier Domenico Gnozza. Gli auguriamo buon lavoro, ma sappiamo delle sue grandi capacità aggregative e di importanza strategica fondamentale per la nostra regione, e io lo ringrazio perché con lui si trova sempre quella disponibilità che fa davvero molto piacere. Grazie Cavaliere, buon lavoro. Grazie a voi, a presto, rivederci. E allora ci fermiamo per questa prima parte della nona puntata, come giustamente ha sottolineato Fabio Meattelli, la prima parte. Tra poco saremo di nuovo con voi per la seconda parte di Studio 90 lunedì. Eleven.
Nuova Ford Puma Hybrid. Anticipo zero, 249 euro al mese. Con Ford Hybrid Bonus e incentivi statali. Sei un appassionato della cucina orientale? Ora c'è Ristorante Sushi Koi, in via Alessandro Orienti, traversa di via Sette Valli a Perugia. Ti aspettiamo tutti i giorni a pranzo e a cena per gustare le nostre specialità tradizionali con la formula All You Can Eat. E puoi ordinare con un comodo tablet al tuo tavolo. Ristorante Sushi Koi, a Perugia, via Arienti 3, traversa di via Sette Valli. Quasar Village è a Corciano, Perugia, lo shopping village per acquisti, tempo libero e relax, con 60 negozi, aree bambini, campi sportivi, sempre aperto anche la domenica. Il Quasar Village di Corciano è una struttura tra le più complete a livello nazionale e ormai da oltre 10 anni il punto di riferimento per lo shopping e il tempo libero a Perugia. Quasar Village, lo shopping del futuro e il tuo momento di svago. Vai su quasarvillage.it e scarica l'app del centro. Da Claxon di Angela Casertano, in via Eugenio Chiuri 16, zona Madonna Alta, troverete le migliori marche per la compagnia dei vostri comodi e rilassanti viaggi. Il nostro staff è sempre a disposizione per aiutarvi nella valutazione del vostro acquisto, con diverse soluzioni. Professionalità e competenza al vostro servizio. Per scegliere la prossima auto, vieni da Claxon, via Eugenio Chiuri 16, zona Madonna Alta, Perugia. Grifus Sporting Club Madonna Alta Perugia allena il tuo corpo, rilassa la tua mente, andiamo avanti con paddle e tennis. Gioca nei nostri nuovi campi di paddle, due campi coperti e due nuovi campi in arrivo. Scarica l'app, prenota e inizia a divertirti. Piscina e palestra sono in attesa di poter riaprire, ma andiamo avanti con le nostre lezioni di fitness online, 14 ore settimanali con i nostri trainer a soli 25 euro al mese. Scopri tutte le nostre iniziative chiamandolo 075 50 54 328 o visitando il nostro sito www.grifus.eu. Vuoi riversare in formato digitale le tue vecchie cassette VHS o Super VHS? Potrai utilizzare così le tue immagini e i tuoi ricordi in formato digitale prima che il nastro magnetico si rovini. Masterizzarle in DVD, metterle in una pen drive oppure inviare su smartphone o mail? Contattaci all'indirizzo mail con www.filmativecchi@libero.it. I tuoi ricordi in tasca. Seconda parte di Studio 90 lunedì, sempre in collaborazione con la Satiri Auto di Perugia, Città di Castello e Gualdo Tadino. Abbiamo recuperato Giacomo Bevilacqua. Allora, una battuta la voglio anche da lui su questo campionato di eccellenza che non riparte definitivamente. La battuta, caro Andrea, era prevedibile, soltanto come si dice, una piccola speranza ci lasciava quella possibilità di ricominciare, di ripartire. Però io, che sono abbastanza concreto e realista, me l'ho reso conto insieme a Fabio che qualcosa di che quest'anno qualcosa non sarebbe andato nel verso giusto, perché purtroppo questa pandemia non ci lasciava per strada come si sperava in qualche modo. Però io, come ha detto prima il presidente, ha detto una cosa molto bella. Di solito dopo la frustrazione arriva la gioia di voler apprezzare qualunque cosa, anche voler camminare su un campo di calcio. E questo, io scusa se sono purtroppo fatto così, però vorrei dire proprio a Cenerini e a quelli come lui che snobbano queste cose, proprio questo: chi ha la fortuna di poter camminare, di poter calzare due calci, di poter essere ancora oggi pagato per fare che, deve apprezzare proprio questo momento, che molti sono dovuti rimanere fermi a casa. Vedi ragazzi,
vedi le giovanili, vedi l'eccellenza, la promozione, la prima categoria, mentre questi signori che hanno avuto la fortuna, perché sono stati equiparati in semiprofessionisti con quello che vuoi, non si rendono conto della grande fortuna che hanno avuto di poter proseguire. E io qui apro una finestra, perché voglio ringraziare direttamente il presidente Bambini, che al contrario del suo giocatore è stato più serio, mi ha detto: Bevilà, guarda, in questo momento preferisco non prendere un impegno, ma dopo il 15 marzo ti garantisco, vi prometto, l'amore che ho per la vostra trasmissione, il rispetto che ho per la vostra trasmissione, ed è giusto che io sarò presente, proprio in virtù del fatto di molte società, molti giocatori, molti presidenti, molti dirigenti, quest'anno sono dovuti rimanere alla finestra a guardare quello che succedeva in Serie D. E io devo dire la verità, grazie al Foligno, al Cannara, alla Tiferno, al Trestina, a loro, che comunque un po' di calcio ce l'hanno dato, bene o male ce l'hanno dato, compreso il Perugia, che ieri ci ha regalato una bella soddisfazione. Però sono convinto che quest'estate, quando si finirà questa storia dei vaccini, che io ve lo dico per esperienza, perché sono stato vittima tanti anni fa dei vaccini, quindi ne so qualcosa in diretta persona, vi posso dire che dopo sarà ancora più bello poter camminare, correre, calciare la domenica, rivedersi all'appuntamento, con tutte le polemiche, con tutto quello che vuoi, perché poi il sale di tutto nella vita è questa benedetta sfera, questo benedetto pallone. Sei d'accordo, Fabio? D'accordo, d'accordo. Io l'unica cosa che non mi è piaciuta, poi passiamo a mister Alessandria, che è passato il messaggio, secondo me, non fantastico, che in qualche modo i presidenti d'eccellenza abbiano voluto prendere un po' la palla al balzo per azzerare tutto, compresi certi impegni che erano stati presi. E qui non mi riferisco soltanto ai giocatori, come ho detto al presidente Ignozza, ci sono tanti personaggi che lavorano anche con lo sport, anche con il calcio, e che comunque hanno famiglia a casa. Mi auguro che per loro ci sia un pensiero, almeno da parte di questi presidenti, perché è una cosa molto importante questa. Sono quelle persone che poi garantiscono che il calcio si possa giocare e si potrà rigiocare, come sicuramente sarà. Io do ragione pienamente a Giacomo Bevilacqua, perché, come diceva il saggio, no, lo sport è la cosa più importante tra le cose meno importanti, e in questo tempo ci ha dato anche un po' di serenità, un po' di svago. Cambiamo sì. Pagina, Fabio, parliamo di Serie D, sì, appunto, certo. Di calcio giocato. Intanto subito una battuta con il mister, un campionato, quello del Cannara, direi, oltre le aspettative, oppure vi aspettavate un campionato così da parte vostra, con tutte le difficoltà del caso? Ma ti sono sincero, noi siamo partiti per fare un campionato quanto più tranquillo possibile, stando attenti a diverse componenti e soprattutto seguendo quella che era la linea societaria del nostro patrone, di cercare di valorizzare quanti più giovani del territorio possibile. E poi ovviamente, devo dire la verità, è stato fatto un buon lavoro a 360 gradi, in primis da parte della società, della direzione tecnica, che ha allestito una squadra con degli elementi, io li definirei le tessere giuste per un puzzle bello. E poi si è cercato di fare un campionato come lo abbiamo fatto, come lo stiamo conducendo, cercando di divertirci. E penso, tranne una piccola flessione nell'ultimo periodo, dovuta anche a questo continuo giocare domenica, mercoledì, domenica, dove sia noi come tante altre squadre non siamo abituati, e con l'aggravante in più che, essendo una squadra tanto giovane, molti ragazzi non erano abituati a sostenere questi ritmi, abbiamo avuto una piccola flessione che penso sia fisiologica e ci possa stare. È fisiologica. Però sono molto soddisfatto. Scusami Antonio, io credo di avere la presunzione di essere uno dei pochi che ti conosce bene a livello sia come persona che come tecnico, apprezzatissimo nel mondo dei professionisti, perché tu vieni da là
io che ti conosco da una vita, e mi ricordo perfettamente all'inizio che il molto scetticismo che c'era nello spendere il tuo nome. Io, tu sai che abbiamo un amico procuratore molto importante in comune, un grande amico, e spesso ti diceva: ma questo Antonio, questo Alessandria, questa Alessandria, ma questa Alessandria, se volete il curriculum ve lo dico io, che qualcuno neanche gli si può accostare. E poi io non sono uno che è facile di complimenti, io mi limito soltanto a dire la realtà di quello che è stato Antonio, di quello che ha dovuto subire, di quello che, e io voglio capire da Antonio come sei riuscito a Cannara, dopo l'era Farsi, a riuscire ad avere fiducia in te, perché non è stato facile, perché purtroppo tu sai come l'ambiente umbro è un po' sotto questo aspetto un po' falso, via, diciamo, per non dire ipocrita. Come hai fatto, Antonio? Allora, diciamo, in questi due anni c'è una medicina importante che penso che sia in primis il lavoro, l'umiltà e il tanto entusiasmo che io metto in quello che faccio. Detto questo, devo ringraziare in particolare il nostro patron Antonio Baldaccini, che ha voluto scommettere su di me. Proprio per questo lui, quando mi ha chiamato, è stato molto chiaro. Era, diciamo, un'annata di rinnovamento dove lui aveva praticamente... No, ma io voglio capire da te qual è stata la molla che ti ha fatto dire sì, è l'anno giusto, parto alla faccia di tutti. Perché io a me piace parlare così. Giacomo, qual è stata la molla? Giacomo, la molla te l'ho detta, è sempre la stessa, perché due anni fa l'Assisi su Basio, io sono subentrato a ottobre su una squadra che aveva 0 punti in classifica. Mi chiamavano tanti amici, allenatori, addetti ai lavori: sei un pazzo, così ti bruci, ma dove vai? Il giorno di ritorno abbiamo fatto più punti del Foligno, se vi ricordate. La medicina è sempre la stessa, la medicina è sempre la stessa: umiltà, lavorare sul campo, cercare di mettere entusiasmo. Se poi il lavoro che è stato fatto dal sottoscritto, e sottolineo dal mio staff, perché quando si fanno queste cose non si è mai da soli. Bravo, te ne fa onore. È sotto gli occhi di tutti, perché alle spalle di determinati risultati ci sta una società, una direzione tecnica, uno staff tecnico e soprattutto gli attori principali, che sono i calciatori in questo momento che vanno in campo. Io cerco di fare le cose fatte per bene. Ho trovato una società che mi appoggia in tutto, abbiamo fatto delle scelte importanti ma sempre coerenti, e in questo momento ci stanno ripagando, perché si è fatta una scelta abbastanza netta nel cercare di andare a valorizzare, come ho detto prima, i giovani del nostro territorio. Il capocannoniere Leonardo Ubaldi, lo ricordo, è un classe 99. Sarebbe stata la prossima domanda. Fino ad oggi 14 gol, è un ragazzo di Terni. Andrea Bagnolo, che era un ragazzo che usciva dal settore giovanile del Perugia, è un ragazzo di Perugia. Sono due, sì, ma ce ne sono tanti, affiancati da tanti giocatori umbri come Flavio Mattia, come Moracci. Flavio Mattia, grande. Capito? E, diciamo, la politica è stata questa. Poi è ovvio che facendo una categoria importante, qualche ragazzo di fuori lo vai a prendere, ma in percentuale è una percentuale molto minima, perché noi prima si guarda sul territorio. Se non riusciamo a trovare quei giocatori con le caratteristiche che noi cerchiamo sul territorio, è inevitabile che ci dobbiamo guardare sulle società limitrofe, e lo è stato per il portiere Gianclaudio Lori. Siamo andati a pescarlo nelle Marche, a 40 minuti da Cannara, vive, però comunque parliamo sempre di persone del territorio. E poi, esatto. E poi, Fabio e Giacomo, l'ambizione non manca, perché a telecamere spente il mister ci ha detto che in questa settimana di riposo ha fatto lavorare i ragazzi lo stesso, perché non hanno fatto risultato a Trastevere. In pratica, come tutte le cose, no, bisogna sempre incentivare le persone. Un allenatore incentiva la squadra con i risultati. Ho detto: vabbè, se volevamo fare un giorno in più di riposo, in cambio volevo un risultato sul campo. Non è stato così, perché comunque affrontavamo un avversario di tutto rispetto e secondo me di grosso spessore, e abbiamo lavorato. Antonio,
Sì, Giacomo. Antonio Trastevere è destinato a vincere il campionato, non dimenticarlo. No, ma mi aveva già impressionato nel girone d'andata, ma il girone di ritorno ho visto una squadra quadrata, una squadra tosta, una squadra di categoria con giocatori di categoria. Non giocano un calcio bellissimo, ma sono molto concreti e hanno una rosa, un organico e delle individualità importanti per questa categoria. Fabio. Oltre alla mentalità, perché tu sai che c'è una dirigenza lì, che qualcuno proviene anche da qualche altra società importante. Sì, io volevo chiedere ad Antonio proprio, naturalmente gli faccio i miei complimenti per quello che sta facendo, perché è sotto gli occhi di tutti, la flessione è normalissima, ce l'hanno tutte le squadre e ci mancherebbe altro. Proprio quello che diceva, no? L'attenzione anche non solo al discorso del territorio, quanto al giovane insieme al giocatore più esperto. Anche in sede di mercato, Antonio, avete dimostrato questo. Cioè avete preso Faraghini, che è stato uno dei migliori giovani del campionato d'eccellenza dell'anno scorso nella Nestor, ma avete riportato in Umbria un certo Simone Mortaro. Sì, Fabio. Ecco, Antonio, scusa, sì. Mi ricollego a Fabio. Perché la scelta è caduta su ridare la fiducia a Simone Mortaro? Perché non era facile ridare fiducia. Che è successo? Allora, innanzitutto grazie a Fabio per i complimenti. E per quanto riguarda, ti rispondo prima per il discorso di Faraghini e poi di Mortaro. Ripeto, insieme alla direzione tecnica, al nostro direttore generale Angelo Mattonelli, con cui c'è piena sintonia sulle scelte, siamo andati a cercare, avevamo bisogno di un fuoriquota classe 2002 in più. Siccome siamo sempre attenti, ma non da quest'anno, da sempre, sul territorio, perché Giacomo, tu mi conosci, ci siamo incontrati sui campi fin quando era possibile, sì. COVID per me, prima del COVID si stava sui campi sempre, ora un po' di meno, però ci si documenta, ci si aggiorna, sì. Era un ragazzo che poteva fare al caso nostro, era lì alla Vispesaro e abbiamo cercato di farlo ritornare in Umbria e dargli una chance su una categoria, penso che lui può fare, deve migliorare su tanti aspetti e il ragazzo lo sa, però sempre per il discorso di dare delle opportunità, come è stata data un'opportunità importante a un allenatore come me, io come allenatore, Angelo Mattonelli e la società vuole darla a dei giovani che hanno fame, sottolineo fame, e voglia di mettersi in mostra. Ritornando invece a Simone Mortaro è un giocatore che non scopro io quest'anno, è un giocatore che in Umbria ha fatto benissimo, negli ultimi 4 anni ha fatto, se non vado errato, 40 gol in Serie D, e gli ultimi 2 anni ha giocato fuori nel girone A in Veneto, e sì. Sapevamo, per sentito dire, c'era il dubbio della ripartenza o meno dell'eccellenza, ma sapevamo che la promozione non sarebbe partita. Simone vive qua nel territorio umbro e ha iniziato a lavorare, quindi è un giocatore, non ti nascondo, che io ho chiamato anche l'anno scorso, però l'anno scorso Simone Mortaro per i budget del Cannara non si poteva prendere, e invece quest'anno il ragazzo ha capito la situazione, soprattutto lui ha una grande voglia di mettersi in gioco, perché chi è abituato a giocare a calcio sempre, tutti gli anni, stare fermo, non è facile, lo dicevamo prima, per i tanti ragazzi dell'eccellenza, della promozione, che sono quasi costretti a stare fermi. Siccome è un giocatore che a me è sempre piaciuto, allora abbiamo insomma deciso di contattarlo, chiedergli la sua disponibilità, che è stata massima e immediata, e allora abbiamo fatto subito il matrimonio, ringraziando sempre la famiglia, Giacomo, la famiglia Fumanti, che sono i presidenti del Pier Antonio, perché Simone aveva un accordo con il Pier Antonio, esatto. Bravo. Siccome ci piace fare le cose fatte per bene, non abbiamo contattato il giocatore e basta, abbiamo parlato prima con la famiglia Fumanti, che sono i presidenti del Pier Antonio, chiedendogli la disponibilità, se per questo periodo di stop forzato del Pier Antonio era possibile avere le prestazioni del giocatore. La famiglia Fumanti si è dimostrata disponibilissima e gentilissima e abbiamo fatto questo matrimonio. Quindi si può fare un prestito corretto.
E voi siete stati corretti a chiedere alla famiglia Fumanti. Ma io penso che in generale la scelta di Simone è giusta, è giusta. Sì, io penso che alla lunga la correttezza e la coerenza pagano sempre, a prescindere. Lo sai quello che mi dispiace, ritornando al discorso che faceva Andrea Franceschini all'inizio con me e anche Fabio Meattelli e lo stesso te Antonio? Quello che mi dispiace di questo stop forzato dell'eccellenza sono quei giovani che hanno purtroppo calcisticamente, non anagraficamente, calcisticamente hanno perso 2 anni. I famosi fuori quota, perché ce n'erano tanti di ragazzi del 2003-2002, veramente bravi, che io li stavo tenendo sott'occhio e che magari meritavano palcoscenici più importanti, tipo la Serie D, poi visto anche quello che c'è in giro per me, anche per la Lega Pro, e invece si ritrovano dentro casa, chiusi, e purtroppo non si sa poi che decisione si prenderà per la prossima stagione. Ma il vero danno e la vera beffa è questa, caro Andrea, caro Fabio, caro Antonio. Per me è un nervo scoperto, lo sai Giacomo, quindi... Questa è la vera beffa, questa è la vera beffa, perché quei ragazzi, gli anni non tornano indietro, purtroppo. Speriamo che quantomeno ci sia un blocco almeno di una stagione dei fuori. Ecco, io ne voglio approfittare dei nostri microfoni, visto che sono una delle pochissime trasmissioni che ancora continua, malgrado qualcuno ci snobba, e mi riferisco a Cenerini, però vorrei ricordare per l'ennesima volta di approfittare di questi microfoni, visto che Repace è uno di quelli che ha, al contrario di Cenerini, ci dà massima considerazione, ma evidentemente è qui che è la differenza, no? Vorrei dire questo, Presidente, se c'è la possibilità, non facciamolo perdere questi anni, almeno uno, cerchiamo di recuperarlo, perché questi ragazzi meritano anche loro di avere la stessa chance che hanno avuto altri in passato. Io anche vorrei sentire così... dal mister anche su questo, Giacomo. Sì, d'accordo. Fabio, non ho capito, scusami. Sul blocco. No, volevo sentire da te questo discorso del blocco di fuori quota. Ovviamente parliamo di eccellenza, perché comunque potrebbe essere un'ipotesi. Anche voi avete un grande settore giovanile, quindi gli anni 2002 e 2003 avete ragazzi che io tra l'altro anche conosco molto bene, che possono essere assolutamente promettenti. No, assolutamente, infatti ti dico che col fatto, no, il blocco anche dei campionati come la Juniores Nazionale, noi abbiamo fatto, tra virgolette, abbiamo attuato una strategia nostra, cercare di allungare la rosa, visto e considerato che il Cannara non aveva una rosa ampissima e visto che ci si trovava a giocare tutte queste partite ravvicinate, per cercare... magari, no, di non far perdere, come diceva Giacomo, dei giocatori interessanti, avendo un settore giovanile importante, abbiamo ampliato la nostra rosa a 28-29 unità, che sembra sia molto ampia così, però diamo la possibilità a quei ragazzi che erano nella nostra Juniores Nazionale ed erano in odore di prima squadra, no, per il futuro, di non fargli perdere un'annata, si allenano in pianta stabile con noi e cerchiamo piano piano di non farli perdere sia dal punto di vista calcistico ma anche proprio dal punto di vista motivazionale un obiettivo a breve termine che poteva essere la prima squadra. Ovviamente sono soltanto aggregati con noi e sanno che non si devono sentire aggregati e basta, perché se durante gli allenamenti io vedo che nei ragazzi c'è qualcosa e oltre a calcisticamente parlando, ma c'è anche una forte motivazione, non è detto che gli venga data poi una opportunità, la possibilità. Allora, certo. È vero. E su questo, cari ragazzi di Antonio Alessandria, ve lo posso garantire io. State attento, il mister spesso fa finta di non vedere, ma ve lo posso garantire, è uno che non gli sfugge nulla. Occhio, fatevi trovare sempre pronti, sempre. Il mister, senti Antonio, vi guarda, quindi che potrebbe anche essere Giacomo, lo sanno che è così, e soprattutto poi hanno la riprova che magari c'è gente che
si ritrova a giocare titolare la domenica e la domenica dopo va in tribuna perché si è sentita già arrivata, e viceversa, gente che è andata in tribuna anziché passare dalla panchina si ritrova titolare, insomma. Io dico sempre che sono soltanto colui che scrive la formazione il sabato sera, ma la fanno loro con il loro atteggiamento e con il loro impegno in campo durante la settimana. È vero. Ecco, è vero. Poi andiamo all'attualità, certo. Antonio, perché ieri si è giocata una partita di recupero, però la domanda te la voglio fare perché sono due amici, lo era il compianto Marcello, quanto t'hanno lasciato i due grandissimi personaggi, Marcello Pasquino ormai tanti anni fa e Fabio Liverani? Allora, Marcello Pasquino tantissimo, io non smetterò mai di ringraziarlo anche se non c'è più, perché diciamo, se oggi sono l'allenatore che sono, molti dei suoi insegnamenti li devo a lui, perché è stato la primissima persona a credere in me quando avevo soltanto 25 anni. Per quanto riguarda Fabio Liverani, è un allenatore che stimo, ci sentiamo spesso. Caratterialmente lui arrivò a Terni a 13 giornate dalla fine, quando la Ternana era, insomma, data già per spacciata e retrocessa. Io ero già lì perché ero anche con il precedente staff e mi è stato dato il compito di affiancarlo come allenatore in seconda. E si è fatta una bella annata, e di Fabio su molte cose mi ci ritrovo parecchio. È un allenatore giovane che ha le idee chiare, ha un'umiltà sconcertante, perché pur avendo giocato ad altissimi livelli in Serie A è una persona di un'umiltà assoluta ed è molto competente nel suo lavoro, e sono convinto che anche se quest'anno a Parma non è andata bene, è stata soltanto una parentesi, sono convinto che farà molto bene nel calcio italiano e soprattutto in Serie A. Fabio, Andrea, vogliamo andare a vedere il servizio? Eh sì, direi di sì, perché si è giocata Sina Lunghese San Donato Tavernelle, finita 1-1, allora andiamo a vedere le immagini. Quella tra Sina Lunghese e San Donato doveva essere l'ultima partita del 2020, invece si è trasformata nell'unica partita odierna del girone E di Serie D. La Sina Lunghese deve dire stop al periodo nero. Il San Donato ha perso il recupero di mercoledì contro il Trastevere per 3-0 e negli ultimi due mesi ha giocato ben 16 partite, praticamente sempre una partita ogni tre giorni. E ci siamo, è iniziato così il match tra Sina Lunghese e San Donato. Fa girare dietro sul numero 5 Regoli, ancora attenzione, qua scivola Pierangeli, anzi Cervolini che stava per approfittare, Pierangeli che riesce a recuperare la sfera, chiuso alla grande da Cacciagli, di esperienza, poi fa partire il compagno, arriva il cross lungo spizzato da Menchetti, sarà il secondo corner, Sciacca contro Alessio, Sciacca prova a cercare il destro, il cross sul secondo palo, nessuno della Sina Lunghese che è entrato, arriva Mangiarati in un secondo momento, però San Donato che non riesce ad uscire da questa pressione della Sina Lunghese, allora Tenti prova a fare tutto da solo, Tenti cerca il fondo, arriva il cross, la palla è buona, c'era solo Regoli, allontana Marini a battere corto per Fanetti, Minocci dietro a Menchetti, Fanetti in difficoltà di numero su Pino, però allontana male, allora attenzione qua al tiro, c'è un colpo di mano, sì, mano di Menchetti, e probabilmente arriverà il giallo e calcio di rigore per il San Donato quando siamo a 9:40 sul cronometro. La rincorsa di Cacciagli, l'1-0 del San Donato, aveva intuito Marini, ma il rigore battuto egregiamente dal numero 8, sembra riuscire a reagire subito. E attenzione a Redi, la palla dentro per Sciacca, non aggancia. Allora Sina Lunghese che riparte con Redi, costretto a tornare indietro, recupera il San Donato con Pino, Pino in area di rigore, il sinistro, brivido per la Sina Lunghese al 17esimo minuto. Redi il cross per Sciacca che non riesce a colpire, la palla ancora rimane lì per Cerofolini, Sciacca in area di rigore, prova a girarsi, Sciacca! Tartaglione che si allontana,
Cacciagli va a mettere dentro la palla che gira! Su di lui Cacciagli prova ad andare via, ci riesce tra due, il numero 10 della Siena Lunghese dentro per Sciacca, Sciacca che controlla, va a servire Redi, Redi può pensare al tiro, Redi, il tiro di Redi, la parata dei signori di Pierangeli! 1-1 Siena Lunghese! Non riesce a controllare Alessio, allora può ripartire Minocci per la Siena Lunghese, a campo qua il numero 5 rosso-blu, cerca di mandare lungo Damian Sciacca, esce anche Signorini, la palla che si ferma, Signorini che controlla male, Sciacca, 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 il gol! E c'è il fallo su Signorini. La rimessa da parte di Meoni, si fa vedere Minocci, si fa vedere anche Redi, si cerca dentro Sciacca, con il tacco Sciacca fuori per Cerofolini, il tiro! Fuori di molto e non c'è più tempo, termina qua il primi 45 tra Siena Lunghese e San Donato e si riparte qui al Carlo Angeletti tra Siena Lunghese e San Donato. Regoli a campo, il numero 10 va a servire Pino, Pino con il sinistro, il tiro di Pino esce al lato e adesso invece sarà Pierangeli in area di rigore, Pierangeli, la scivolata di Regoli in maniera regolare e poi c'è il fallo di Damian Sciacca. Meoni con le mani dentro a cercare Sciacca, ancora Regoli che fa buona guardia, arriva anche l'aiuto da parte di Calonaci, però la palla che arriva su Pierangeli, la palla è buona per Tenti, con la testa ha cercato Mangiarati, pardon, attenzione qua la palla lunga per Pino, su di lui c'è Menchetti, ancora Pino contro Menchetti, alla meglio il numero 9, Pino sbilanciato da Menchetti, la palla che arriva a Regoli, la palla che rimane lì, allontana in qualche modo la Siena Lunghese. La voglia dei tre punti farà la differenza. Fanetti ha provato a impastare su Mangiarati, impreciso, allora il San Donato che riparte con Pino, allarga su Regoli, Regoli con il destro, il tiro a giro, Marini che non controlla, Fanetti che allontana. Qua il San Donato che ha provato ad impostare proprio Cerofolini che è andato ad interrompere sul nascere l'azione del San Donato. Pierangeli allora prova ad allargare su Redi, può andare ad uno contro uno con Alessio, Redi, arriva anche il raddoppio del numero 4, Redi con il destro, la parata di Signorini, la palla che poi non esce, si fa correre qua Alessio inseguito da Attenti, Alessio velocissimo si ferma, causa anche un rimbalzo fasullo, scambia adesso con Regoli in area di rigore, il cross dentro a cercare Gomez da Pina, salva tutto Meoni e poi Gomez di Pina che va a commettere fallo sul numero 3 della Siena, anzi il numero 2 della Siena Lunghese, ma non c'è più tempo per giocare perché arriva 1, arriva 2, arriva 3, termina 1-1 il recupero della nona giornata tra Siena Lunghese e San Donato Tavarnelle. Questo era il pareggio della Siena Lunghese, prossimo avversario del Cannara, partita combattuta, qualche individualità in attacco, commentavamo durante il servizio per questa squadra. Sì, la Siena Lunghese è una squadra che a livello di individualità ha delle buone individualità, sia l'attaccante che hanno preso Sciacca, come lo stesso Redi e qualche altro giovane tipo Minocci, ha delle buone individualità, è una squadra... Io, come dicevamo prima a telecamere spente, ho visto soltanto il primo tempo, mi manca da vedere il secondo tempo e penso che lo farò stasera. E vedo che comunque è una squadra che ancora è viva, anche se occupa le zone basse della classifica, non è già data per spacciata o è morta, è una squadra viva, quindi è un avversario da affrontare con tutte le dovute cautele e soprattutto con il massimo rispetto per cercare di fare una buona partita da parte nostra. Due settimane dopo un periodo di partite una dietro l'altra, un po' per rimettersi in sesto, insomma. Ma infatti... Perché molti allenatori, anche sentivamo nel servizio il commentatore parlare appunto di queste difficoltà, poi l'esperienza anche del Perugia in queste settimane con Caserta che continua a ribadire le difficoltà del recupero e della preparazione della partita. Due settimane sono un'oasi, diciamo. Assolutamente sì, noi l'aspettavamo veramente con ansia queste due settimane di stop perché ci ha dato la possibilità di recuperare dei ragazzi che avendo giocato domenica, mercoledì, domenica per oltre un mese e ci ha penalizzato, basti pensare insomma noi siamo stati qualche partita senza il nostro bomber e capocannoniere del girone Ubaldi per dei semplici affaticamenti dovuti proprio a queste continue partite dove magari hanno giocato determinati giocatori tutte le partite 90 minuti
e penso che, a meno che i calciatori non siano bionici, qualcosina hanno potuto accusare, ma così come i giocatori del Cannara, tanti altri giocatori, tante altre squadre che magari sono meno abituati a questi tour de force così prolungati, perché è vero che in Serie D gli anni addietro ci stavano dei turni infrasettimanali, ma erano diluiti nell'arco di un campionato e quindi ci poteva stare quella settimana che eri un po' più affaticato. Qui ci si è trovati a giocare veramente un mese a dei ritmi incredibili e noi ci sono venuti a mancare 4-5 giocatori determinanti per la nostra squadra e ci siamo dovuti difendere, abbiamo un pochettino arrancato, però adesso speriamo di poter riavere a disposizione quanto prima tutti gli effettivi. Dobbiamo andare in pausa, dunque ci fermiamo, finisce la seconda parte di Studio 90 lunedì, sempre in collaborazione con la Satiri Auto di Perugia, Città di Castello e Gualdo Tadino, tra poco l'ultima parte della puntata numero 9. Grifus Sporting Club Madonna Alta Perugia allena il tuo corpo, rilassa la tua mente, andiamo avanti con paddle e tennis. Gioca nei nostri nuovi campi di paddle, due campi coperti e due nuovi campi in arrivo. Scarica l'app, prenota e inizia a divertirti. Piscina e palestra sono in attesa di poter riaprire, ma andiamo avanti con le nostre lezioni di fitness online, 14 ore settimanali con i nostri trainer a soli 25 euro al mese. Scopri tutte le nostre iniziative chiamandolo 075 50 54 328 o visitando il nostro sito www.grifus.eu. Nuova Ford Puma Hybrid. Anticipo zero, 249 euro al mese. Con Ford Hybrid Bonus e incentivi statali. Sei un appassionato della cucina orientale? Ora c'è Ristorante Sushi Koi, in via Alessandro Orienti, traversa di via Sette Valli a Perugia. Ti aspettiamo tutti i giorni a pranzo e a cena per gustare le nostre specialità tradizionali con la formula All You Can Eat e puoi ordinare con un comodo tablet al tuo tavolo. Ristorante Sushi Koi a Perugia, via Arianti 3, traversa di via Sette Valli. Quasar Village è a Corciano, Perugia, lo shopping village per acquisti, tempo libero e relax, con 60 negozi, aree bambini, campi sportivi, sempre aperto anche la domenica. Il Quasar Village di Corciano è una struttura tra le più complete a livello nazionale e ormai da oltre 10 anni il punto di riferimento per lo shopping e il tempo libero a Perugia. Quasar Village, lo shopping del futuro e il tuo momento di svago. Vai su quasarvillage.it e scarica l'app del centro. Da Claxon di Angela Casertano, in via Eugenio Chiuri 16, zona Madonna Alta, troverete le migliori marche per la compagnia dei vostri comodi e rilassanti viaggi. Il nostro staff è sempre a disposizione per aiutarvi nella valutazione del vostro acquisto, con diverse soluzioni. Professionalità e competenza al vostro servizio. Per scegliere la prossima auto, vieni da Claxon, via Eugenio Chiuri 16, zona Madonna Alta, Perugia. Vuoi riversare in formato digitale le tue vecchie cassette VHS o Super VHS? Potrai utilizzare così le tue immagini e i tuoi ricordi in formato digitale prima che il nastro magnetico si rovini. Masterizzarle in DVD, metterle in una pen drive oppure inviare su smartphone o mail? Contattaci all'indirizzo mail con www.filmativecchi@libero.it. I tuoi ricordi in tasca. Ultima parte di Studio 90 lunedì, puntata numero 9 e voltiamo pagina ancora una volta per parlare di calcio professionistico Serie C, Girone B. Si diceva in apertura, sembrava finita e invece il calcio è uno sport bellissimo perché non è mai detta l'ultima parola, ma siamo ancora lontani dai titoli di coda. Il Matelica batte il Padova, il Perugia riesce a ritrovare i tre punti dopo quattro partite, dalla vittoria contro il Modena in casa, lo fa
per 2-0 battendo il Carpi a Renato Curi e ora è a 4 punti virtuali perché deve recuperare una partita dalla prima posizione. Fabio. Eh sì, virtualmente come dicevi tu sarebbe un punto, che poi è un punto reale perché nel computo degli scontri diretti il Perugia è tuttora in vantaggio sul Padova avendo vinto 3-0 e avendo perso 1-0. Padova che avrà un calendario tutt'altro che semplice, così come del resto il Perugia, ma in particolare il Padova che dovrà andare in trasferta a Pesaro, a Trieste, a Modena e a Carpi e poi invece ospiterà in casa Ravenna, Gubbio e San Benedettese. Tu dicevi è lunga da scrivere la parola fine, in realtà dal punto di vista temporale non è affatto lunga perché il campionato chiuderà il 25 aprile, quindi sì, è tutto molto molto concentrato. È chiaro che dimostra ancora una volta di più come veramente ogni, non si può dire settimana, ma ogni tre giorni con gli impegni tutto può essere rivoluzionato e già c'è alle porte il prossimo turno col derby di Gubbio. Però intanto facciamo un passo indietro e rivediamo il Carpi. Eh sì, le immagini di Perugia Carpi con il commento di Fabio Meattelli. Il Perugia supera 2-0 al Curi, il Carpi compie la sua missione e approfitta per riavvicinarsi dello scivolone del Padova in casa del Matelica. Una partita non bellissima dal punto di vista tecnico, ma dove il Perugia già nel primo tempo ha cercato di sbloccare il risultato al cospetto della squadra di Pochesci che arrivava dal 3-0 nel derby col Modena. Parte il Perugia al 17esimo, è Federico Melchiorri, oggi capitano per il turno di riposo concesso ad Angella, che prova il destro deviato in angolo dal portiere Rossi. Ma è un Carpi che dopo un primi 20 minuti di deciso sbandamento, dove il Perugia lo metteva costantemente in difficoltà anche sul piano del pressing, riesce comunque a venire fuori e ad andare alla conclusione pericolosa quando Giovannini becca in aria De Cenco, la sua conclusione deviata da Sgarbi viene a sua volta deviata in corner dal portiere Polignati. Questo al 21esimo, al 26esimo, grande occasione, forse l'unica del Carpi di tutta la partita, il colpo di testa del solissimo Lomolino a centro aria con il Perugia un po' addormentato, ma che per fortuna non inquadra lo specchio. Gol sbagliato e gol subito da parte del Carpi, punizione di Moscati, forse il vento inganna il portiere Rossi che non trattiene. C'è come un falco appostato Jacopo Murano che mette a segno l'1-0, il suo ottavo gol con la maglia del Perugia. Dunque Murano che va di nuovo in gol al Curi dopo quello segnato contro la San Benedettese. Tra l'altro nella stessa porta. Ci prova ancora il Perugia al 37esimo, Murano scappa via al difensore centrale Venturi, poi tenta un pallonetto toccato dal portiere Rossi che si infrange sulla traversa. Rivediamo il Murano che forse da lì avrebbe potuto tentare la conclusione di potenza invece che il pallonetto. Si perde dunque questa opportunità da gol per i Grifoni che ne creano però quasi subito un'altra, va via al 41esimo Melchiorri, il tiro di destro, la risposta ancora del portiere Rossi, poi la conclusione di Murano viene ribattuta e si perde questa opportunità. Finisce dunque il primo tempo col Grifo in vantaggio per 1-0, la ripresa l'apriamo dal 67esimo. È in qualche modo un momento storico perché il Perugia segna uno dei pochissimi gol nell'ultimo decennio su calcio di punizione, ci pensa Mattia Minesso dopo che Moscati ne aveva mandati due al vento e realizza un bellissimo gol che andiamo a rivedere con il sinistro piazzato, due passi essenziali, palla che scavalca la barriera e si infila in rete per il 2-0. Primo gol tra l'altro di Minesso dei 6 messi a segno con i piedi e non con la testa. Partita virtualmente chiusa, nei minuti finali ci prova il Carpi a riaprirla in qualche modo. In questa occasione c'è questa bella tiro del nuovo entrato De Sena che chiama alla parata il portiere. 77esimo, Minesso ancora, conquista palla Melchiorri, l'appoggia al suo compagno di reparto, sinistro potente, vola Rossi a mettere in calcio d'angolo.
Carpi che cerca di premere su un Perugia che tra l'altro perde Sgarbi per infortunio ed è costretto a mettere Van Balegem difensore centrale. Qui sulla conclusione di Fofana si salva la difesa del Perugia. Diagonale intanto del un altro nuovo entrato, Ferretti, al 94esimo in pieno recupero, che fa la barba al palo. Finisce qui, Perugia batte Carpi 2-0, adesso 4 punti dal Padova virtualmente. Possono essere, può essere uno. E mercoledì il derby col Gubbio. Un 2-0, un gol per tempo. Finalmente, Fabio, anche Giacomo, un calcio di punizione tirato in porta. Non succedeva, credo, da tanto tempo. Ma secondo me... guarda lì, Andrea, ti voglio dire una cosa, Andrea, lì penso che la complicità è noi che siamo uomini di calcio lo sappiamo, a partire dal mister Alessandria. Io penso che la complicità del portiere del Carpi è molto molto evidente, al di là del merito dell'attaccante del Perugia, però insomma, sia sul primo gol che sul secondo, boh, non lo so. Sul primo ho visto proprio un'indecisione del portiere grandissima, sul secondo sì, finalmente una bella punizione, ma è altrettanto vero che mi lascia dubbioso la posizione del portiere. Giacomo, il tuo amico, senza nulla togliere, il tuo amico Pocheschi, perché so che siete molto intimi, esatto, ci ha detto un classe 2000, un portiere molto giovane che chiaramente deve fare esperienza. Sì, esatto, bravo. Però guarda, siccome penso che il Perugia, da quando mister Alessandri allenava col mister Pasquino, quindi parliamo di qualche decennio fa, avrà segnato in tutto 3 punizioni, da quello che mi ricordo io, già sì. Il fatto di prendere in porta è un grandissimo successo. Bisognerebbe anche dirlo a Marco Moscati, che nelle ultime 4 punizioni ha tirato sopra la traversa di almeno 10 metri, quindi non è una cosa scontata prendere in porta, tutt'altro. È vero. Il portiere Donnarumma, e ci sono questi portieri dei campionati di Serie C che ovviamente sono molto diversi. Però quello che è balzato all'evidenza ieri è un po' il ritorno ad un atteggiamento giusto da parte della squadra, molto ben messa in campo, consapevole di quello che era il risultato, e perché poi parlare dopo la vittoria del Matelica sul Padova è semplice, ma ieri sembrava che la terra non fosse più sotto i piedi. Quindi quando si è entrato in campo era questa la sensazione che pervadeva un po' tutto l'ambiente. Non dimentichiamoci poi la straordinaria, dico io, contestazione nei confronti del presidente Santopadre, quella città tappezzata di striscioni, che ancora una volta ha riportato proprio alla ribalta quello che ormai non è più un rapporto tra la tifoseria e il proprio presidente. Nonostante tutto, la squadra ha fatto il suo. E voleva intervenire il mister. No, si parlava del portiere del Carpi. Fabio, tu mi dicevi che il Padova affronterà il Carpi, no? Sì. Speriamo che questo portierino, che ieri un attimino ha fatto qualche errore di troppo, sia il portiere che farà un partitone contro il Padova e darà filo da torcere al Padova in quella gara che il Padova giocherà contro il Carpi, e sia di buon auspicio per il Perugia, no? Sicuramente. Poi lo andiamo a sentire subito, Andrea, dalle interviste, perché Pocheschi parla proprio del suo portiere rinnovandogli la fiducia, e quindi è importante che un allenatore, poi specialmente per un portiere, rinnovi immediatamente a caldo la fiducia. Andrea, come vedi, non abbiamo l'anello al naso. Ma quello l'avevo già dato per scontato, Giacomo. Andiamo a sentire un Fabio Caserta abbastanza teso dopo questa settimana complicata, e poi la felicità di Mattia Minesso per il ritorno al gol e anche ad una discreta condizione. Difficile, come pensavo prima della partita, gliel'avevo detto ai ragazzi, di fronte c'era una squadra che pressava, si è venuta a giocare la partita a viso aperto come immaginavo, quindi devo fare i complimenti ai ragazzi che hanno fatto una grande prestazione, non soffrendo quasi mai, tranne che in un calcio piazzato e al 90esimo sul tiro che hanno fatto. Poi Fulignate non è mai stato
impegnato durante l'arco dei 90 minuti. Sono contento perché hanno fatto una grande prova di carattere, di dimostrazione, ma l'avevano già fatta col Cesena. E quindi bisogna continuare a lavorare. Quella conta, dal punto di vista mentale, è la cosa più importante nel calcio. Fisico, la condizione fisica non ti permette queste partite così ravvicinate di poter recuperare dal punto di vista appunto fisico, ma soprattutto non ti permette di poter lavorare durante la settimana. Quindi tanti calciatori giocano ogni tre partite da diverse partite, ogni tre giorni scusate, diverse partite, quindi non hai il tempo materiale per recuperare. Anche gli infortuni, a mio avviso, sono dovuti, quando si tratta anche di problemi muscolari tipo quello di Crealese, perché non è riuscito a recuperare una partita che abbiamo fatto col Cesena, perché spendi tanto dal punto di vista fisico e mentale. E Sgarbi invece è stata una contusione, quindi quelle sono, sei sempre soggetto a quel tipo di infortuni. Però ripeto, oggi ho visto una squadra con tanto carattere, tanta voglia di vincere, sono contento per i ragazzi. Sarà la partita, è un derby e bisogna cercare di farlo, di fare una grande gara, perché loro sono una buona squadra. Ha avuto un momento di difficoltà all'inizio di stagione, poi piano piano è venuta fuori, le qualità sono venute fuori, quindi ci aspetta una partita molto difficile come quella di oggi. Cosa ho pensato? Niente, ho pensato di provarci ed è andata bene, sono andato con determinazione, a volte ci si riesce, a volte meno, però insomma stavolta è andata bene e sono contento perché il gol è servito a, diciamo, a mettere sicuro la partita. Dedico il gol alla squadra che in questo periodo sta dando tantissimo. Nelle ultime tre partite sono arrivate due pareggi e una sconfitta, però noi non abbiamo mai mollato e continueremo a stare sul pezzo fino alla fine. Ma la forza è quella di stare uniti anche nei momenti difficili, e essere una squadra compatta, dare sempre tutto sul campo indipendentemente dal risultato. Noi vogliamo uscire ogni volta dal campo avendo dato tutto, poi il risultato insomma è una conseguenza, però come il mister sempre ci dice, dobbiamo uscire dal campo senza avere rimpianti. Sì, mercoledì abbiamo un'altra partita difficile, perché anche il Gubbio è una squadra ostica, ma l'affronteremo come abbiamo affrontato le ultime partite, con la stessa determinazione, la stessa voglia di portare a casa i tre punti. Niente, giocheremo come abbiamo sempre fatto, cercando di fare il massimo. No, la prova, diciamo che noi la partita l'abbiamo interpretata bene, perché non mi ricordo azioni avvolgenti del Perugia che spesso su questo campo mette in difficoltà tutti, quindi l'abbiamo giocata alla pari. Poi ti ripeto, noi abbiamo avuto un'azione con Caio, siamo arrivati al tiro, abbiamo avuto un colpo di testa di Venturi, poi nel secondo tempo potevamo fare qualche cosa di più, ma loro si sono chiusi anche loro poi gli ultimi 20 minuti con una difesa a 5 bloccati, hanno tolto qualche attaccante di movimento, hanno messo Vano più di posizione per spizzare queste palle, però la partita tutto sommato è andata come doveva andare. Noi eravamo preoccupati perché è una squadra, venire qui a Perugia poi prendere anche delle imbarcate, 4-5 gol, siamo stati bravi, attenti, poi purtroppo oggi, mentre nelle altre partite Matteo era andato super, oggi sul primo gol poteva fare qualcosa di più e penso anche sul secondo, però è una cosa, lo farà crescere, non ci sono problemi, mercoledì sarà in campo di nuovo e dimostrerà il suo valore, perché noi abbiamo fiducia in lui e non è perché magari c'è stata qualche indecisione, può mancare da parte mia la stima per il professionista. Torniamo in studio, abbiamo sentito le parole di Fabio Caserta già preparano la partita di mercoledì, quindi tra due giorni, a Gubbio, al Barbetti, un derby, diciamo così, perché non c'è grandissima rivalità tra le tifoserie, però Fabio, una partita che il Perugia teme, anche per quanto successo all'andata, no? Ma io penso che quando c'è una squadra che di fronte, che viene da un buon periodo come il Gubbio e che tutto sommato non ha nulla da perdere, perché ormai ha quantomeno conseguito quello che era il primo obiettivo stagionale, cioè la salvezza, e poi gioca
anche un discreto calcio concede pochissimo, è un avversario molto scorbutico per il Perugia, mercoledì alle 17:30 al Barbetti, con diretta su Umbria TV e anche con te, Andrea, su Umbria Radio ovviamente, e quindi la partita la prende con le molle, col Perugia che si porta dietro qualche problemino fisico, perché non so se ce la farà Falzerano, ma credo che sarà molto difficile, e Monaco è squalificato, rientrerà Angella, al quale è stato concesso un turno di riposo, però ecco, speriamo che anche Sgarbi non sia niente, la piccola distorsione alla caviglia, e possa essere della partita. Certamente, come dicevi tu, il fatto di ritrovare il miglior Minesso è un ritrovare molto importante. Io ho rivisto benissimo anche Melchiorri sia nel primo tempo di Cesena che nella gara di ieri, e quindi è un giocatore che può sicuramente fare la differenza. Ti do però le cifre, no, del campionato di Lega Pro. Partiamo dunque dai risultati dell'undicesima di ritorno: Arezzo batte Fermana 1-0, Triestina Feralpi Salò 1-1, Modena Mantova 1-1, Legnago Salus batte Fano 3-0, Matelica batte Padova 4-1, Perugia batte Carpi 2-0, Ravenna Cesena, l'ennesima gara rinviata purtroppo per il Cesena. Sud Tirol batte Molese 4-0, a Verona Gubbio batte Virtus Verona 1-0, a Pesaro San Benettese batte Vispesaro 1-0, per una classifica che scorriamo velocemente, che praticamente vede la lotta per il primo posto e quella per le zone playoff come playout come più interessanti. Diciamo che la parte sinistra della classifica sono tutti ai playoff, e dunque è importante, come dicevamo anche in goleada ma anche la settimana scorsa, qualora non dovesse essere centrato il primo turno, centrare il primo posto, centrare il secondo posto, perché ti manda molto avanti nei playoff. Questo è il prossimo turno che si giocherà, vedete, martedì, subito domani, con Fermana Triestina, poi mercoledì via via tutte le altre, con le protagoniste che giocheranno tutte alle 17:30, il Gubbio Perugia abbiamo già detto, poi Sud Tirol Modena e Padova Feralpi Salò, per nulla gare scontate, sarà un mercoledì molto interessante anche da questo punto di vista. Le gare da recuperare a queste che vedete in sovraimpressione: Feralpi Salò Cesena, Cesena Gubbio e Fermana Perugia, che sarà recuperata il 31 di marzo, si aggiunge Ravenna Cesena, che ovviamente ancora non sappiamo quando potrà essere recuperata. Quindi credo che Fabio il Cesena qualche turno di notte lo dovrà fare, notte fonda, perché bravo, dovrà recuperare quattro partite, cioè quattro meno una, tre ancora da recuperare per loro, insomma una salita impervia per la squadra romagnola. Dobbiamo vedere l'ultimo contributo di oggi, è quello del Perugia femminile con le ragazze biancorosse sconfitte in casa per 2-0 dal Brescia. Il commento di Fabio Mattelli. Si è conclusa con la vittoria del Brescia per 2-0 il recupero della quindicesima giornata del campionato di Serie B femminile. E c'è stata la doppietta di Magri, che ha sbloccato subito la partita dopo 5 minuti, lo vediamo, con un gol sugli sviluppi del calcio d'angolo, la palla si infila in rete e dunque per le rondinelle subito gara in discesa. Non fa male il Perugia per la verità nella prima frazione, anche se non riesce praticamente mai ad essere pericoloso, anzi sono le bresciane ancora che si presentano davanti al portiere. Bravo all'estremo difensore perugino a respingere la conclusione. Urso a respingere la conclusione. Ancora il Brescia che si rende pericoloso con questa azione, la palla che attraversa tutto lo specchio della porta. Come vedete sono sempre le romagnole a condurre gioco, qui piccola distrazione della difesa e per poco non ci scappa il raddoppio. Con questa conclusione ciccata anche abbastanza clamorosamente. Ancora Brescia pericoloso, sempre con questi tagli improvvisi, e qui c'è un'occasionissima con la conclusione che termina alta sopra la traversa. Si fa vedere il Perugia in avanti nel tentativo di creare qualche problema alla squadra bresciana, ma qui
la conclusione della formazione allenata da mister Luciano Mancini con facile preda del portiere, l'abbiamo visto con Rangana, che è andata alla conclusione. Nel calcio di punizione per il Brescia, il tiro ancora brava Urso a non andare a terra. E nel primo tempo, dunque, il Brescia è stato protagonista con tre occasioni abbastanza nette da gol, però il Perugia, nonostante una conclusione di Timo al 44esimo, non era riuscito a creare problemi. Il Brescia poi continua a cercare di chiudere la gara e trova la rete, eccola qua, ancora con Magri, dunque, che vera protagonista di questa partita, e il gol che arriva al 58esimo, dunque raddoppio è anche questo il risultato finale, nonostante il Perugia ogni tanto ci provi anche su calcio piazzato, ma non cambia il punteggio, dunque il Brescia che espugna l'antistadio Curi, una gara difficile contro un avversario comunque di livello. Adesso andiamo a sentire i protagonisti nelle interviste. Ma ci troviamo a commentare una sconfitta, ancora una sconfitta, però sinceramente alle ragazze non si può rimproverare niente, tutto ha messo quello che potevano mettere. E il campionato ha dimostrato anche oggi con questa squadra del Brescia, che è un campionato di Serie B, è di grosso livello, quindi per quanto si metta impegno, determinazione e attenzione, purtroppo ci sta che si possa perdere anche la partita. Però ripeto, sul piano dell'impegno credo che hanno fatto tutto quel che era nelle loro possibilità. Sul piano anche del gioco a tratti e sul piano anche, ripeto, dell'impegno, oggi no, è stata completamente diversa, considerando il valore del Brescia, è stata completamente diversa dalla partita di Vicenza. Come dicevo prima, oggi non c'è da rimproverare niente alla squadra. Ma diciamo che siamo soddisfatte perché siamo riuscite comunque a dare il meglio di noi stesse. E quando si riesce a far questo si è sempre soddisfatti, poi il risultato è una conseguenza di tanti fattori, episodi e così via, però insomma in generale siamo abbastanza soddisfatte. Ci dispiace ovviamente, però si può far sempre meglio. Per quanto riguarda la mia prestazione c'è poco da dire, nel senso che alla fine l'importante è che ognuna di noi dia tutto si metta al servizio delle compagne, dia tutto per la squadra, e questo, se sono riuscita a farlo, è abbastanza, diciamo. Per quanto riguarda la gara di mercoledì, adesso mettiamo da parte questo risultato e pensiamo a far meglio la prossima volta. E allora, ultimissimi minuti di Studio 90 lunedì, nona puntata in collaborazione con Satiri Auto. Come già detto, come già ricordato durante la trasmissione, Fabio, l'indice, il grado di difficoltà delle partite delle tre pretendenti, considerando ormai il Modena leggermente staccato e fuori dai giochi, Feral Pisalò, Perugia Gubbio e poi l'altra gara del Sud Tirol, come la vedi? Ma guarda, sono tre impegni secondo me molto difficili per tutte e tre, proprio perché allora io dico che il Modena forse delle avversarie è quello che in questo momento è messo peggio, almeno a giudicare dagli ultimi risultati, perché dopo la partita col Perugia non ha fatto granché bene, è stata fermata dal Mantova in casa. Quindi io direi che il Padova ha un avversario forse anche più delicato rispetto al Perugia, perché la Feral Pisalò secondo me ha valori leggermente più alti del Gubbio, e così come il Gubbio non ha solo da consolidare la posizione playoff praticamente già raggiunta, quindi gioca abbastanza tranquillo. Del Gubbio ho già detto, ecco, bisognerà vedere il Modena se ha intenzione di affrontare il Sud Tirol con i crismi della partita decisiva, quindi se vorrà ancora giocarsi qualcosa, ce lo dirà sicuramente il campo. La cosa bella è che tutte e tre le squadre giocheranno senza conoscere il risultato delle altre,
che purtroppo nel calcio di oggi non succede quasi mai. E allora siamo veramente in chiusura, io sperando che sia la mia ultima presenza come reggente, ma non per il piacere di essere qui, che è stato sicuramente grande, ma perché libereremo il duo dei conduttori e dei ideatori di questa trasmissione dalla... No, di conduttore ce n'è solo uno, Fabio Beattelli. da questo problema, insomma, e quindi ritorneranno in presenza di fronte alle telecamere. Ringrazio... Andrea, scusa. Sì. Scusa se ti interrompo. Vai. Io volevo dire una cosa. Al di là di tutto, penso che di ritenermi fortunato e di uscire da questa vicenda, non so se lunedì questo, lunedì prossimo, non è quello che è importante, ma di fronte a quello che abbiamo sentito in giro, penso di essere talmente fortunato che aspettare qualche giorno in più, tra l'altro sapendo che ci sei tu, non sarebbe assolutamente un problema. È vero. Giusta sottolineatura, importante anche appunto per tante cose che si sentono in giro, magari senza conoscere le situazioni e le vicende reali. Ringrazio la regia. Guarda Andrea, volevo unirmi a Fabio, volevo dire una cosa. Non ce n'era bisogno, però sicuramente con questa tua grande disponibilità, diciamo che se c'era qualcuno che non ti conosceva, che è la minissima parte, adesso io credo che sia un giusto riconoscimento anche a te, perché hai veramente condotto benissimo, benissimo. Non hai fatto rimpiangere neanche il miglior Beattelli, guarda. Te lo posso garantire io. Sei d'accordo, Fabio? Confermo, ho detto, confermo. Quindi. No, ma ci mancherebbe. Quindi Andrea, quindi una promessa ce la facciamo, che appena tornerà tutto come prima, verrà in studio con noi e quindi saremo insieme almeno quel giorno. Assolutamente. Bene. Sì, promesso. Assolutamente sì. Grazie a Luca e Carlo. Io intanto approfitto per ringraziare Antonio per la sua grande serietà. Grazie a voi per l'invito. E tutto. Ad Antonio auguro i più grandi successi, perché so che di gavetta ne ha fatto tanta, ma ve lo posso garantire. So che di bocconi amari ne ha mandati giù tanti per tanti mesi e tanto periodo, però lui nella sua convinzione, nel suo silenzio, nella sua saggezza, nella sua conoscenza, competenza di calcio, lui è andato avanti senza mai, come hanno fatto molti suoi colleghi, parlare male degli altri e dire quello sta lì per questo e questo. Ha aspettato il suo turno e oggi ne trae dei grandi benefici. E io dico al presidente del Cannara: presidente, sei stato veramente in gamba a scegliere un uomo così preparato, e tienilo stretto, perché uomini sia come persona che come tecnico come Alessandria non si trovano in giro. Allora direi che è degna conclusione di questa trasmissione, la nona di Studio 90 lunedì. Ringrazio anch'io il mister per grazie aver a te, partecipato. Grazie a voi. E vi do appuntamento come sempre a lunedì prossimo, canale 110 di Umbria TV, ore 21, per la decima puntata di Studio 90 lunedì. Questa finisce qui con chiaramente il supporto della Satiri Auto di Perugia, Città di Castello e Gualdo Tadino. Grazie ancora a tutti voi, buonasera. Nuova Ford Puma Hybrid. Anticipo zero, 249 euro al mese. Con Ford Hybrid Bonus e incentivi statali. Ma chi l'avrebbe detto mai? Come è volato il tempo, la vita forse va così, ti affianca e ti sorpassa, e tu che tiri dritto, ti sembra sempre di andar piano, invece insegui la tua strada,
e sei arrivato fino a qui, ma chi l'avrebbe detto mai? Grazie a tutti, con il cuore a tutti quanti, a chi mi vuole bene, chi mi ha insegnato a guardare avanti, ed anche a chi mi ha fatto male, mi è servito per capire. Grazie a chi mi ha detto no, ad un sorriso sconosciuto, ad una donna, ad un amico, e a quella porta chiusa in faccia, a chi non mi ha tradito quella volta. È una questione di ironia, se vuoi sdrammatizzare, e quando pensi di sapere, hai ancora da imparare. Se corri arrivi più veloce, ma forse perdi delle cose. E quando credi sia finita, un'occasione nuova avrai, ma chi l'avrebbe detto mai? Grazie a tutti, con il cuore a tutti quanti, a chi mi vuole bene, chi mi ha insegnato ad andare avanti, ed anche a chi mi ha fatto male, mi è servito ad imparare. Grazie a chi mi ha detto no, al sorriso di un bambino, a una donna, alla mia sposa. Grazie a tutti che date vita alla mia vita, in questa favola infinita, che mi ha insegnato a guardare avanti, anche se ferito al cuore, mi è servito per capire. Grazie a chi mi ha detto no, alle sfide, alle salite, dalle mani di mio padre, e a quella porta chiusa in faccia, a chi non mi ha tradito quella volta. Quanto ho dato, quanto ho avuto, per quanto ho riso, pianto, sperato, per ogni giorno che ho ricominciato, per ogni istante regalato, voglio dire grazie a tutti.